Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Signori, accomodatevi. Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi per me è lunedì. Ieri non sono riuscita a filmare perché siamo usciti, poi vabbè, tra una cosa e un'altra, di domenica sapete com'è, i negozi sono invasi dalle persone, quindi sinceramente a mettermi a filmare ho dato un po' il telefono a Noemi per farvi, giusto per fare qualche ripresa, perché siamo andate all'IKEA, poi siamo andati all'outlet e insomma ho comprato un sacco di cosine che adesso vi mostro. Parlo un po' a bassa voce perché ho Christian di là che dorme, quindi non voglio svegliarlo, anche perché sennò con tutte queste cose che ho in mezzo... ci sarebbe solo un casino. Allora, ieri siamo andati all'IKEA, poi al ritorno ci siamo fermati all'outlet e ho comprato un sacco di cose, però la cosa più importante me la sono dimenticata, ovvero i contenitori, quei separatori per mettere i trucchi, vabbè li ordinerò, però me li sono dimenticata, c'era troppa folla, c'era un casino di gente, quindi era uno stress tra bambini e tutto il resto. Comunque non sono riuscita a vloggare, a filmare, quindi ho dato il cellulare a Noemi, ho fatto giusto qualche ripresa, come avete visto. Allora, iniziamo subito dagli acquisti di IKEA. Sono andata principalmente per prendere delle trapuntine estive per le ragazze, perché quelle che hanno sono rosa, quindi adesso giustamente la fase del rosa è passata e quindi non abbiamo trovato nulla di che, perché erano tutte quelle trapuntine talmente sottili, di cotone, sinceramente a me non piacciono, se non come striscia, ecco, sul letto messe così, ma se devo mettere un copriletto così di cotone, sinceramente mi sembra tipo ospedale, tipo hotel, non mi piace. E quindi abbiamo optato per il piumone estivo, perché noi abbiamo il piumone invernale, buono, di qualità ovviamente, però adesso per l'estate comunque viene messo solo per bellezze, quindi ho comprato questi qui economici, sono veramente leggerissimi, questi sono, venivano mi sembra 6,95 euro, quindi ne ho presi due, così finché non troviamo la soluzione più carina, più adatta alle esigenze delle ragazze come vogliono loro, ovviamente ci tengono ad avere una cameretta sistemata, alla moda come vanno adesso, e quindi intanto momentaneamente utilizziamo questi piumoni estivi, sono veramente veramente sottili, che poi comunque di notte se fa caldo si abbassa, noi comunque abbiamo il lenzuolo, quindi questi qui e sopra metto il solito copripiumone con la striscia come hanno adesso. Poi sono andata per prendermi questa tenda, che vi ho detto della tenda del bagno dietro che non mi piace per niente, e infatti voglio mettere il sistema come ho qui davanti sia nel salone che nel bagno, però momentaneamente finché non compriamo il bastone, non mi ci metto con la testa, voglio togliere quel bastone provvisorio. Ho ricomprato queste qui che costano 3,90 euro, mi sembra, veramente sono economiche, sono tipo carta, e l'avevo già prima di mettere questa qui provvisoria, mi sono trovata benissimo, sinceramente quando si rovina la butto, ovviamente è provvisoria, però è sicuramente più carina da vedere questa qui che non quella che c'è. Ecco, è arrivato un pacchetto, comunque questa qui veniva a 3,90 euro, se non era veramente economica, tanto è caduta. Poi ho preso i lenzuoli di sopra, perché infatti l'altra volta che sono andata, cioè talmente tante lenzuola, trapuntine, tutto il resto, c'è di tutto e di più, che l'altra volta ho trovato solo il lenzuolo di sotto, quello con gli angoli, e quello di sopra non l'avevo trovato. E quindi questa volta l'ho preso.
Ne ho presi due ovviamente, sempre per la cameretta delle ragazze, perché io ho le lenzuola colorate e adesso sono in quella fase, mamma, non vogliamo quelle colorate, vogliamo semplici, quindi ho preso queste qui, che sinceramente il lenzuolo di sotto non è male, ecco, quindi ho preso anche il lenzuolo di sopra, l'ho trovato. Questi qui venivano 9,90 l'uno, la misura è 150x260, quindi oggi dritti in lavatrice. Poi ho preso tre di queste buste, che mettiamo, dove metterò appunto i piumoni invernali, una volta che adesso li laverò, li piegherò, li metterò belli chiusi qui dentro e li metterò nel letto contenitore. Sono comodissime, queste vengono 1,95 l'una, ci sono di varie tipologie, veramente ce ne hanno un'immensità, cioè ce ne sono veramente tantissime, e queste qua le ho prese, sono economiche, mi trovo benissimo per le trapuntini e i piumoni da mettere sotto il letto, quindi tre di queste. Io sapete che lo stile che ho a casa non richiama molto il beige, non richiama molto lo stile in bambù, però ultimamente veramente alcune cosine mi piacciono davvero tanto. Ho iniziato con la tovaglietta, come avete visto, ogni tanto magari un vaso particolare, però ho trovato questa pinza per l'insalata che sinceramente l'adoro. Veniva, mi sembra, 1,50 euro o 1 euro, ma è troppo troppo carina e quindi non potevo non prenderla, perché io la trovo veramente carinissima per le insalate, per qualsiasi cosa, quindi... Poi sono materiali che vanno anche in lavastoviglie, quindi benissimo. Ho preso anche questo per girare risotti e quant'altro. Questo qui veniva 1,50 euro. Questo qui l'ho preso, io ho tutti i set in silicone, non ricordo come si chiama quel materiale, e ho uno per i risotti di legno che ho comprato da Pepco, però non è di buona qualità, perché lavandolo comunque il legno assorbe l'acqua e quindi già si è un po' rovinato, è diventato ruvido e non mi piace tantissimo. Questo qua vedo che è fatto molto meglio e quindi l'ho preso al volo, ce n'erano tantissimi, ormai è la moda del bambù, quindi se ne trovano di tutti i tipi. Poi ho preso questa ciotola che è piaciuta tantissimo anche a mio marito, per fortuna, perché anche lui ogni volta no, non serve, non serve, invece ha detto guarda che bella, e l'abbiamo presa al volo, veniva a 10 euro, per le mega insalatone, è bellissima. L'avevo nel mio carrello sopra l'app, però sono andata lì direttamente, me la sono presa, è stupenda per fare delle belle insalate, anche insalata di riso, cioè è stupenda. Questa veniva 10 euro, poi c'era anche in un'altra versione tutta quanta in bambù, ma a me non piaceva, questa qua la trovo molto più elegante. Ho preso una coperta, queste qui semplicissime, mi sembra veniva a 3,95 euro, però non è proprio bianca e la vorrei mettere tipo striscia, perché adesso ho la trapuntina grigia, vi ricordate in inverno il piumone sul grigio, sul bianco, quindi ho la striscia grigia, quindi volevo la striscia bianca e me la sono presa, solo che non è proprio un bianco pulito, vedremo, se no la do alle bimbe che a loro piace il color crema, quindi questo. Ho preso queste, come si chiamano? Quelle spatoline per l'uovo, per i dolci, vabbè non mi viene il termine, comunque ne ho una sempre di Ikea, buonissima, ce l'ho da anni, però capita spesso che magari è capitato che me ne serviva un'altra, una era sporca, quindi me la sono presa perché poi è carinissima, mi piace tanto, l'azzurro e il tortore insieme, adoro. Ho preso le forbici perché io avevo queste forbici, sono spettacolari. Sono sparite i miei figli con le forbici, non so, una volta la mettono nell'astuccio le perdono, quindi io sono rimasta senza forbici, o per aprire una confezione ogni volta devo andare a chiedere ai miei figli e quindi me le sono prese e me le nascondo perché sennò spariscono anche queste. Ho preso due di queste piantine, una già se l'ha presa Alessia, se l'ha già posizionata in camera, lei ama le piantine, questo stile, quindi ne abbiamo prese due. Questa qui è la novità, perché c'è anche nella versione un verde più scuro, ma questo color salvia è stupendo, quindi non potevo non prenderla, è proprio carina per decorare, vedremo dove metterla. Questa 6,50 appunto. Ho preso un'altra cesta, questa qua veniva a 5 euro, poi c'erano anche altri modelli, l'ho presa giusto per, l'ho presa uguale a quella che ho, perché così almeno rimane tutto
com'è, ecco, una dentro l'altra ci vanno bene, perché una sola non basta, perché una per stendere, l'altra dove i panni da stirare, quindi l'ho dovuta prendere per forza. Poi abbiamo fatto un po' di scorta di bicchieri, perché da quando ho fatto il lavoro ho dovuto fare una grande selezione di bicchieri da vino e quant'altro, tra l'altro in tutti questi anni qualcuno si è rotto, quindi non ho più proprio tutti i bicchieri uguali a tavola, e quindi servivano, perché quando uno fa un pranzo, una cena, è bello averli dello stesso formato. E quindi abbiamo preso tre confezioni di bicchieri, due da vino e uno da spumante. Abbiamo preso questi qua, quindi 6 bicchieri 10 euro, molto carini, e quindi 6 di questi, anche perché ne ho tanti e non è che mi mancano bicchieri, però almeno se c'è qualcuno li abbiamo tutti uguali. E poi ho preso 12 di questi calici, che sono bellissimi per il vino, eccoli qua. Anche questi qua mi servivano, perché ne ho anche lì più di 10, però sono diversi, quindi... 12 bicchieri da vino, questi qua venivano 6 bicchieri 10 euro. Poi ultima cosina dell'IKEA, la pianta, guardate quanto è bella. Questa mi sembra che è una novità, perché c'era scritto novità e anche sul sito mi ricordo di averla messa nel carrello, e quindi è una novità, questo sicuro. E veniva 12,50 euro, ma è veramente carina, è fatta veramente molto bene tra le tante, e la più economica è quella fatta meglio, quindi... l'ho presa al volo, poi è bella grande. E quindi queste qua sono le cosine che ho preso all'IKEA. Ovviamente poi ho preso anche qualche dolciume, questi qui e la cannella, che sono buonissimi. Al ritorno ci siamo fermati all'outlet, abbiamo preso un po' di cosine che servivano, e quindi prima di metterle a lavare ve le mostro. Ovviamente c'è una cosina che non vi posso mostrare perché è per mio padre, non ve le faccio vedere perché mio padre guarda i video, quindi è una sorpresina per lui, e quindi cioè non ve le posso far vedere. Comunque inizio con le cosine di Christian. All'Original Marines c'erano questi, gli ho preso tante magliettine per l'estate perché si servono, poi una lava, una metti, una più carina, poi una si macchia, non si toglie la macchia, quindi abbiamo visto questa qua molto carina dei Looney Tunes, di Bugs Bunny, questa qui è della collezione di Space Jam del film nuovo. Mi è piaciuta tantissimo, questa con un pantaloncino jeans, e la trovo veramente carina. Quindi questa qui, che mi sembra abbiamo pagato 10,50 euro, sì. Quindi questa. Per Noemi, alla Nike, c'era il 50% sui prodotti già appunto outlet. Quindi abbiamo preso questa bellissima magliettina, un top crot, come si dice? Boh, non ricordo. Ed è veramente bella, con questi, con il logo dorato. Questa qui, pensate che partiva ad un prezzo di 22,99, prezzo normale, all'outlet veniva 14,99 ed era da scontare al 50%, quindi 7,50 euro più o meno. Bellissima, lei le usa tantissimo anche per andare a ritmica, quindi ottimo acquisto. Da Ralph Lauren per Christian ho preso alcune cosine molto carine, veramente le ha prese mio marito perché gli è piaciuto tantissimo, poi hanno comprato le cose simili, quindi abbiamo preso queste magliettine, le ho preso 6 anni perché poi di cotone, lavandole, e gli abbiamo preso questa qua verde, queste venivano, non erano in saldo, 25 euro, e gliela abbiamo presa anche bianca, un po' costose, lo so, io sinceramente avrei preferito anche non prenderle, ma mio marito ci teneva. E questa è carina, questa qui bianca è proprio bella, quindi con un jeans, comunque un bambino è vestito bene. Poi gli ho preso anche questi pantaloni con il logo sotto, questi qui erano in saldo, venivano, pensate che partivano da un prezzo di 69 euro, prezzo outlet 48 euro e ora venivano 14 euro, quindi cioè, c'era anche la felpa di sopra, ma era finita la sua taglia, quindi non l'ho presa, ma veramente, ovviamente sono caldi, sono felpati, quindi per l'autunno, non per adesso. Quindi queste erano le cose per Christian, mentre, non so se vi può interessare, però a mio marito un po' di polo, infatti sono tutte sorte che la provate, gli abbiamo preso, ha preso questa qui, che è molto carina, poi la maglietta che vi dicevo, si è presa la maglietta uguale a Christian, guardate, così si vestono uguali, padre e figlio, anche bello che si vestono uguali, sono molto carine, vabbè, e poi se l'è presa anche
di questo verde, in estate sono carine, e questo azzurro. E questo, questi erano gli acquisti che abbiamo fatto ieri. Adesso queste cose le metto a lavare, vado a svegliare a Christian, metto, sistemo tutto e dovrei andare al Mister Risparmio, perché poi l'altro giorno non ci sono andata più, quindi devo andare a comprare qualcosina che mi serve per casa, quindi ci vediamo dopo. Allora, siamo andati al Mister Risparmio, che c'erano un sacco di offerte. Ho preso il pulivetro Dual Power, mi sono provata abbastanza bene, ecco, diciamo che non è male. Ogni volta succede a me la sfiga che si rompe qualcosa, infatti mi si era aperto un altro, si era aperto, poi si è bagnato il pane, vabbè, comunque. In offerta c'erano le bibite, il tè Sant'Ala a 49 centesimi a bottiglia, quindi ne ho prese 6, perché meglio queste che bevande cassate, ecco, anche se sono zuccherate, però ho preso dei panini, poi i bicchierini per caffè. In offerta c'era il latte Steril Guarda da 1,5 litri, 99 centesimi. Intanto c'è Christian che fischia. Ho preso gli spazzolini nuovi, più che altro per da portare se Dio vuole, che se andremo in Puglia, appunto. Ho preso questi qui, e ce n'è anche un altro che deve arrivare. Ho preso il rosmarino, anche se l'ho preso già l'altro giorno, ne ho preso un altro perché questo qui è proprio con gli aghetti, è molto molto più profumato di quelli là più diciamo sbriciolati, ecco. In offerta c'era la pasta molisana, ho fatto un po' di scorta perché vuoi non vuoi il piatto di pasta scappa sempre, quindi ho preso diversi formati, tipo queste qui che sono le caserette, sono ottime. Poi ho preso questi qua, i specie di fusilli a tubetto, le lumachine, un altro di questi qua, e poi i sedani, questo è il mio formato preferito, anche i bambini li adorano, e poi un altro pacco di farfalle, veniva a 89 centesimi a confezione. Ho preso il Colgate, questo qua Max White. Poi ho preso due confezioni di panini per hamburger, perché in questi giorni ho intenzione di fare gli hamburger, una serata così diversa, ogni tanto la facciamo. Ho preso la pizza, solo che devo controllarla se sia aperto, perché nel carrello erano vicini, quindi mo li controlliamo bene. E poi altre due bottiglie di tè. Poi ho preso le salviettine da portare in viaggio, un altro spazzolino. Cannucce, ormai le fanno solo di carta, quindi ho preso queste. E poi doccia schiuma a go go, perché anche questi qua erano un'offerta in Neutromed da 1,50 euro, ne ho presi due di questi. Oh, stava cadendo. Ho preso questo qui al latte di cocco e questo qui Sensual Oil. E oil è buonissimo, già l'ho preso una volta. Buono, molto delicato. Latte di cocco, vediamo. Molto molto buoni questi qui, vabbè, li prendo spesso, però il mio preferito, specialmente in estate, è questo qua. Adoro la profumazione di latte di riso e avena, quindi ogni volta che lo vedo lo prendo, anche perché questa profumazione qua non la trovo sempre, quindi appena la trovo è sempre mia. E niente, questa era la mini mini spesa, giusto di scorso. Poi al Conad ho preso cotto per fare i panini, ne ho presi due, non li trovo, poi due di mozzarelline, perché voglio fare gli spiedini di mozzarella e pomodoro. Poi ho preso un po' di riso, che avevo terminato quasi tutto, ho preso sia questo qua a Roma, poi ho preso il basmati, questi burger qua vegetali, li ho già presi una volta, sono buonissimi, mutti, un po' di polpa, un altro di prosciutto cotto. Ho preso queste tagliatelle qui, queste tisane a freddo ai frutti rossi, origano, fragole, in offerta c'erano i flauti, lenticchie, sempre per fare i panini ho preso il salame, questi qui li ha visti Christian e glieli ho presi, riso su riso, i bastoncini per fare gli spiedini, tonno, tovaglioli, crackers, questi qua buonissimi con la Philadelphia. Poi ho preso anche il riso per le insalate, tutto riso oggi, riso e pasta, e rucola,
e poi i salamini, questi qua. Ah, e anche le sottilette. E questo.